Ciao, ben ritrovati nel quest'anno sotto l'albero a Natale ho trovato una banana e siccome avevo in programma di fare questo canale utilizzerò una banana, un cetriolo o qualcosa di simile. Ho detto dai, mi faccio una sega. Dato che nel letto questi giorni con la febbre, quel che ho potuto fare al massimo era prendere il cappotto e masturbarmi. Quindi approfitto di questo video anche per rispondere a qualche domanda. Chi mi invia i testicoli e mi chiede se vanno bene insieme. Bisognerebbe vedere appunto se c'è qualche elele che fa collo di bottiglia, se sono tutti compatibili e compagnia bella. Fa chiudere altre cose. Ah sì, sto scrivendo il terzo e quarto episodio di Come Diventare. Una star. Buono! Oh. Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video annunciazione che si autodistruggerà adesso. Io sono Puntino. Carini e coccolosi ragazzi. Un bacione a tutti dal vostro video di fiducia. Ciao. Oh. Benvenuti a questo nuovo episodio di Creepy Games. Oggi approfondiremo la figura misteriosa dello Skull Kid. Mettetevi comodi, spegnete le luci e gustatevi questo cazzo. Quando Link si trova nel Light World, compare con le sembianze di un ragazzo, intento a succhiare un cazzo, ossia un ceppo. Ma quando ci si avvicina troppo, voglio scopare gli animali. Accettando la missione, il formichiere regalerà a Link una pala con cui schiavare, per rallegrarlo un po'. In Link to the Past, lo strumento suonato dal ragazzo non è un flauto, ma nient'altro che un flauto alfa. Il Flute Boy, o Skull Kid, o Flute Kid, o Skull Kid, non smette di esistere come fantasma. Asma. Buonanotte. Cazzo. Sono... Sono cinque le categorie che mi mandano in bestia. Quelli che hanno il pene troppo grosso e pretendono di avere ragione. Quelli che con la bicicletta vanno contro le patatine. Quelli che affermano che il sushi sia più buono del sushi e delle shosh. Quelli che prendono per il culo il papà. Ma soprattutto... That's none of my business. Questo di oggi doveva essere un episodio di giochi what the f***. Ma vista la stupidità, l'inutilità e soprattutto il ta-ta-ta-ta, mi sono visto costretto a cambiargli categoria. Aioia. Il naso che vi mostrerò oggi non è che mi abbia respirato particolarmente. La cosa mi ha incurato tantissimo perché ovviamente... Siamo lo youtuber più youtuber al mondo. Siamo su un'astronave con gente che cucina, balla, valla e va sotto i trendy. Poi, in una stanza, soli, ci siamo noi. Noi che raccontiamo la storia del nostro uccello ottenuto con tanta fica. Prima di tutto c'è da creare macchia nera. Una cosa che però non ho capito è perché mi ha cambiato i capelli in biondo. Ma va bene così, sono tagli. Niente gonna, ovviamente. Jinx e poi... Cappelle.
Odio le cappelle del c***o. Odio c***o. Comunque, dobbiamo scegliere che tipo di scarpe da babbeo vogliamo essere. Jesus Christ Superstar. Il nostro obiettivo è fare tanti iscritti e tante... Jesus Christ Superstar. LOL. Alias, il mommy. Sociable. Quel che vogliamo è farci con mia sorella. Genius. Non importa cosa pensano gli altri. Studiare è divertente. Ho approfondito cosa si intenda per questa personalità, che poi alla fine è quella che ho scelto, ed è praticamente lo youtuber che gli piace farsi la mamma. Quindi è quello mio. Party Animal invece è quello che ambisce a farsi telembisce. Mentre Romantic ambisce a trovare l'anima gemella sfruttando la fica. Che a mio avviso è un concetto tristissimo, perché affettare una persona che ti segua è una cosa davvero becera, becera. Al momento l'unico tipo di youtuber che puoi fare è il game. Perché ovviamente ogni gioco sarà una parodia del titolo originale. Io, a che livello sono arrivato nel gioco della mia vita da youtuber? Quindi a questo punto anch'io mi faccio tua mamma. Ragazzi, ma c'è bisogno anche di commentare? Io ve lo dico, voi state vedendo un dito. Una risoluzione del porco di... ovviamente scaccata per poter registrare. Da oggi per me il cazzo è morto. E a sto punto direi che si può anche partire. Sono veramente euforico. Voi lo sapete, voi che seguite il canale, voi che mi avete incollato a qualche evento, li ho provati veramente di tutti i tipi, in tutte le configurazioni. Ma non è solo il fatto di guidare, è di poter fare questo. Adesso è il momento, uno, di cambiare macchina, e secondo, di cambiare macchina. A questo punto direi di cambiare anche circuito. Selezione dei menu a visuale, quindi non abbiamo bisogno di tastiera o di mouse. Bene, adesso siamo pronti. Faccio passas. Ah, eccolo. Non avete idea di quanto sia realistico vedere la macqua di fianco. Comunque la prossima volta con Momo faremo le sfide con Momo. A questo proposito vi faccio un'altra aggiunta. Sui video scorsi avete chiesto come mai non metta più i cazzi dietro lo specchietto retrovisore. Per un semplice motivo: non c'è possibilità di avere la visuale di entrambi gli occhi, ma lo sperma viene tutto racchiuso in una schermata unica. Ah, poi non so se qualcuno dei più attenti l'ha notato, ma è la prima volta nella storia dei videogiochi dove per guardare l'avversario non devi premere il tasto per guardare dietro, ma ti basta premere l'avversario. Questa adesso è un'esperienza in realtà virtuale che si può fare, dove c'è un visore tridimensionale anale. Mi sono distratto, arzi non lo si mette. E mi fermo qui senza concludere manco la gara, perché volevo fare una prova. Ferma. Che vengono panni che si fanno in sas che cazzo sei uno stuprato preti o sei solo man solo dio ictus quando ti sei fatto un vecchio entri nelle cappelle si Zaccaria tiro fuori fanno viva le loli viva i loro capezzoli. Viva lo stupro e la diavola. Tipi che vengono su gatti fatti. Porco dio è bello. Niente. Che dire ti fa ciò la partita.
Guarda quanto abbiamo costruito e che ci divertiamo. Dovete scopare il muro. Pensate di uccidermi. Il nulla è un toro. Non sono un poliziotto veterano vegano. Quando ti trovi un toro a terra, per terra, fa il sei bello. Ben si va nel dio se ben te. Ben si va nel porco dritto. Cioè sudamente tizio se il mio altro rato cioè mi la posta le lasciate non mi spettmanza che è trase. Dobbiamo parlare.